Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video haul e parliamo di i brochet. Allora, prima di iniziare vi faccio vedere il make-up come sempre. Se sono truccata ve lo mostro. Niente di che, sono anche tutta irritata, quindi non ho la base praticamente, ho solo un po' di correttore. Zona occhiaie, ma non ho fatto la base, quindi non ho fondotinta né nulla perché con la mascherina tutto il giorno al lavoro poi si sporca tutto, quindi insomma è inutile andarsi a mettere fondotinta e quant'altro perché tanto ho una mascherina enorme sul lavoro che mi copre così tutta la faccia, quindi l'unica cosa che si vede sono gli occhi, quindi cerchiamo di puntare sugli occhi. È un look molto molto semplice, ma che mi piace molto, devo dire, perché ho ricreato questo punto luce azzurro con i glitter sotto utilizzando questo prodotto di MAC, che è un Dazzle Shadow di quelli liquidi, la colorazione Not Afraid to Sparkle, ma ce ne sono insomma diversi, e appunto quindi ho applicato anche i glitter sotto, e poi questo mega eyeliner nero molto semplice. Non volevo fare una cosa chissà che, volevo proprio dare accento all'eyeliner e al punto luce, diciamo così, colorato. E poi vabbè, ho fatto un punto luce invece più sul dorato sotto l'arcata sopraccigliare. Sto mascara e via. Sono truccata così da stamattina praticamente, quindi insomma. Comunque non mi dispiace, ecco, spero che piaccia anche a voi, però ovviamente lasciate perdere la base perché non c'è base. Comunque, tornando invece al video di oggi. Allora, ho fatto il mio primo ordine Yves Rocher. In realtà l'abbiamo fatto insieme io e mia mamma e abbiamo preso un po' di cosine proprio per provarle. Non avevamo mai provato niente se non qualcosa che magari ci era stato regalato. O qualcosa acquistato magari in negozio, perché noi vicino a casa avevamo anche un negozio, quindi insomma era capitato di provare qualcosa, però non ho memoria in realtà di questi prodotti, di come siano, però insomma mi intrigavano perché comunque so che sono buoni prodotti, piacciono a tante persone, hanno un buon rapporto qualità-prezzo, considerando che non sono biologici, però hanno comunque la maggior parte degli ingredienti, diciamo, di origine naturale, perché alla fine si tratta di un brand di cosmesi vegetale, quindi comunque improntato sull'utilizzo appunto di materie prime, diciamo, vegetali. Quindi anche se non tutti i prodotti hanno INCI perfetto, comunque sono dei buoni prodotti. Io non mi fossilizzo, come sapete, sui prodotti bio, anzi non potrei neanche per il lavoro che faccio comunque avere queste fissazioni. Quindi io acquisto indipendentemente da questo, quando un prodotto mi piace e funziona va bene, l'importante è quello. E avevo provato qualcosa, vabbè, tipo a Natale mi era stata regalata una crema mani di queste qui piccine fatte così in questo tubetto molto molto carino. Il brand è francese e hanno comunque, diciamo, tutto un controllo qualità, materie prime selezionate, una filiera corta, addirittura poi non so se sia vero, però certi, diciamo, fornitori di materie prime che utilizzano nei loro prodotti come ingredienti nei loro prodotti sono addirittura, come si dice, di loro proprietà, quindi magari che ne so, il campo di lavanda in Provenza, coltivato per appunto realizzare questi prodotti, non è un campo di un fornitore che poi dà loro la lavanda, ma è addirittura di loro proprietà. Questo se ho capito bene, poi vabbè, insomma, affari loro, poco importa. Comunque. Allora, veniamo a noi e ai prodotti. Allora, io ho qua ancora tutto, quindi sia le cose, insomma, di mia mamma che le mie. Poi, vabbè, dentro ci sono tutti i volantini, catalogo e quant'altro. Allora, che vi mostro. Non ho preso tantissime cose in realtà, però, vabbè. Allora, ho preso per prima cosa un kit, un set, diciamo così.
di tre prodotti che costava 9,95 euro scontato, quindi in offerta, anziché non mi ricordo quanto, però comunque era un kit che conteneva questi tre bagnoschiuma. Sono quelli da 400 ml, esiste il formato da 200, quindi la metà, ed esiste anche il formato concentrato da 100 ml. Quello concentrato da 100 ml equivale al 400, però è una cosa più recente, non lo so, ho detto, mi ispirava di più questo perché comunque era in offerta, quindi ho detto mi prendo questo. E c'erano diversi kit con diverse profumazioni, so che tutte, o tutte insomma, molte vanno pazze per questi bagnoschiumi perché hanno dei profumi fantastici, quindi spero proprio che sia così, non ho ancora provato niente, quindi sono poi molto molto curiosa. In realtà ho un'ampia scorta di bagnoschiuma, dovrei farvi, tra i vari video che devo ancora farvi c'è anche quello delle varie scorte, mi è stato chiesto quello delle maschere, quindi quello sarà sicuramente il primo che faccio perché mi è stato richiesto più volte. Ma ne ho tanti altri da fare, tra cui appunto anche quello di bagnoschiuma. Allora, io ho preso lampone e menta, che è questo qui. Poi ho preso questo sono melograno e pinkberry, che cos'è? Vabbè, questo qua mi sembrava che era qualcosa con il pepe, però non sono certa. E quello al mango e coriandolo, questo qua. Questi hanno un prezzo, vabbè, faccio prima a dirvelo in realtà sul catalogo che c'è insieme. Questi sono i concentrati. Dove stanno i bagno doccia? Allora, i bagno doccia da 400 ml vengono 3,45, 3,95, scusate, quindi quasi 4 euro. È un prezzo, sì, cioè, non è bassissimo secondo me, però considerando che sono 400 ml, quindi un bel po' ci sta. Sto pensando a Tigotà e sto cercando di fare un paragone con i vari bagnoschiuma che ho acquistato lì, piuttosto con i vari bagnoschiuma del DM. Forse quelli del DM sono un pochettino più economici, mentre per quanto riguarda Tigotà, bene o male, siamo lì perché sto pensando Ecos, forse sì, erano 400 ml ed eravamo sui 3 euro e qualcosa anche lì. Se non li trovate in offerta, bene o male i prezzi sono quelli. Considerate appunto che 3,95, quindi quasi 4 euro per uno, così io li ho pagati 9,95 tutti e tre, quindi ho risparmiato 3 euro, insomma non molto, però vabbè. E melagrana e pepe rosa, infatti mi ricordavo giusto che questo qui era con il pepe. E quindi ho preso questo kit. Poi c'è da 200 ml invece viene 2,70 euro, mentre il concentrato viene sempre 3,95 euro per però 100 ml, anche se dicono che il 100 ml concentrato equivale, sono 40 docce e dicono che equivale comunque al formato da 400 ml. Non lo so, vedremo, magari le prossime volte proverò quelli lì concentrati per vedere se effettivamente sono lavanti allo stesso modo, se rendono comunque e se mi durano effettivamente quanto quelli grandi. Vedremo, insomma. Poi ho preso un altro kit perché anche quello era in offerta e quindi ho voluto, insomma, approfittare, diciamo, delle offerte e ho preso uno. Due, era un kit composto in questo modo proprio, e tre, che sono, era già composto così, non li ho scelti io, cioè ho scelto la tipologia, nel senso che ce n'erano tre o quattro di kit, diciamo così, e io ho scelto questo sempre a 9,95 anziché non mi ricordo quanto. E qua abbiamo uno shampoo riparazione, quindi potrebbe andare bene anche per me, diciamo, visto che ho comunque i capelli parecchio danneggiati.
Calcolate che gli shampoo e i balsami costano 4,95 euro, quindi anche questi non pochissimo in realtà, per 300 ml. Ne ho sentito però parlare molto molto bene, tant'è che mia zia, i miei cugini, anche loro utilizzano shampoo e balsamo di Vrochet, si trovano molto bene, me li hanno consigliati. Io non li ho mai provati, anche in questo caso, ripeto, il prezzo è in linea, nel senso che ci sono comunque shampoo e c'è gente che spende anche, non so, 14 euro per uno shampoo o anche di più. Mi viene in mente per esempio il shampoo di Nash Argan, per esempio, ha un prezzo molto elevato, ma chi si trova bene, è abituato a utilizzarlo e ha una resa sul capello che è di suo gradimento, insomma, li acquista. Quindi non lo trovo neanche così esagerato, volendo guardare tutto, se effettivamente fosse un buon prodotto. È uno shampoo in crema, io ripeto non l'ho mai provato, quindi proprio questo è uno spacchettamento praticamente, e insomma ho intenzione di provarlo per vedere un attimino come mi trovo, perché appunto ne ho sentito parlare veramente bene. E niente, vedremo insomma, e questo è quanto. Poi c'era il sapone mani al cocco, e di questi tempi quanti saponi mani stiamo consumando? Io molto, nel senso che prima molto meno, invece adesso in continuazione i saponi mani se ne vanno, che è una meraviglia. E sempre al cocco, sempre il bagno doccia da 400 ml. Quindi almeno di bagno doccia diciamo che ho soddisfatto le mie voglie, nel senso che questi quattro erano proprio quelli che mi ispiravano di più, anche se in realtà ce ne sono tantissimi, c'è anche quella alla lavanda che mi ispira, c'è cioè quella alla rosa, poi cos'altro c'era, quello ai fiori di Tiare, se non sbaglio, che mi ispira altrettanto, insomma, diverse, ce ne sono tantissimi con profumazioni pazzesche. Sono molto molto curiosa. Io in realtà, per non far partire il PAO, visto che hanno PAO di 12 mesi, però non voglio, insomma, tanta roba, quindi non voglio farli partire, non li ho ancora aperti, quindi non li ho neanche ancora annusati, ma sono curiosissima. E quindi praticamente due prodotti al cocco più appunto lo shampoo riparazione, calcolando che appunto questo qui sono quasi 5 euro solo questo, 4 euro soltanto questo, il prezzo di 9,95 per tutte e tre ci sta. Qua vedo che sto coso su questa, ah sì, certo, il blocco. E quindi quest'altro kit. Poi, allora, sempre in offerta c'era la promozione, prendi due e paghi, quanto? 9,95 anche questo, mi sembra. Esattamente, sì. E si potevano prendere due prodotti tra gli struccanti e i detergenti. Siccome anche in quel caso io sono abbastanza piena sia di struccanti, di detergenti, di tutto, però comunque ero curiosa di provarli, mi sono buttata su due prodotti di due linee diverse e due tipologie diverse. Quindi ho preso un'acqua micellare, questa me l'aspettavo un po' più grande, devo essere sincera, invece sono 200 ml, e questa è acqua micellare struccante 2 in 1, viso e occhi, pelli da normali a miste, quindi va bene comunque per la mia tipologia di pelle. Questa 7,95 costano, diciamo, a prezzo pieno 7,95. Col fatto appunto della promozione ne ho presi due che costano tutte e due 7,95 7,95, quindi anziché praticamente 15 euro 16 euro, li ho pagati 9, e quindi praticamente il secondo veniva 2 euro. Queste sono promozioni interessanti comunque, perché così li ho pagati 5 euro l'uno. Allora, considerando che ci sono acque micellari che a me piacciono moltissimo a prezzi molto bassi, questa per essere ricomprata deve essere speciale, perché se no un 200 ml che costa 7,95 euro a prezzo pieno, non lo so. Non lo so, anche di queste però ho sentito parlare molto bene, quindi sicuramente una differenza c'è anche soltanto negli ingredienti. Io faccio riferimento a quelle un pochettino più famose, come per esempio quelle di Garnier.
siamo intorno ai 5 euro, quindi comunque siamo lì, però sono più grandi. Ovvio, non sono con ingredienti naturali e vabbè, anche se appunto anche questa non è certificata, ecco. L'inci però mi sembra di tutto rispetto, non vedo insomma nessun tipo di schifezza, quindi sono veramente veramente molto curiosa. C'è chi veramente ne parla molto bene, quindi insomma vedremo. Altro prodotto che mi incuriosisce moltissimo, forse anche di più, anzi di più, è questa lozione bifasica mattificante, tonico effetto cipria opacizzante per pelli da miste a grasse. Quindi anche questo va bene comunque per la mia tipologia di pelli, io ho pelle mista che comunque tende a lucidarsi. E questo è il prodotto, questo sono 150 ml, quindi ancora più piccino. Però io ho una passione sfrenata per i tonici, lo sapete se mi seguite, quindi comunque mi piace provarli e testarli. E ovviamente ho scelto queste due tipologie, c'erano anche altri, detergenti e quant'altro, perché queste li consumo più facilmente, cioè un'acqua micellare struccandomi tutti i giorni, comunque la utilizzo tutti i giorni, quindi la consumo e subito dopo io applico comunque il tonico, per cui sono due prodotti che veramente consumo facilmente, anche perché non è come il detergente che magari ne usi un po', cioè quel poco. Cioè, che ti basta per lavarti il viso e stop. L'acqua micellare magari ne utilizzo anche di più perché utilizzo i dischetti struccanti, quindi ne metto un po' sul dischetto e a seconda di quanto sono truccata, comunque ne utilizzo di più o ne utilizzo di meno. Però insomma, vedremo. Comunque, tornando a lui, scusate, è di un'altra linea, quindi questa è la linea Hydra Vegetal, che è quella diciamo idratante. Mentre questa è la Sebo Vegetal, quindi quella più purificante, più opacizzante. Anche di questo ho sentito parlare benissimo, nonostante appunto sia piccino, il fatto che l'abbia pagato appunto meno perché è in promozione, mi ha detto sì, proviamolo. Calcolate che io 5 euro ancora per i tonici li spendo, anche se ripeto ci sono tonici che costano meno, però poi dipende dall'efficacia che hanno. Considerate più o meno, faccio un paragone magari con un idrolato, la prima cosa che mi viene in mente, i 100 ml, quindi meno di questo, della saponaria, siamo sui 3,50 euro, quindi quasi sì, 3,50 euro. Insomma, ecco, sto cercando di farmi tutti i ragionamenti io di quantità e di prezzi, però poi è sempre soggettivo, dipende poi anche dall'efficacia del prodotto e da com'è il prodotto. Però mi ispira tantissimo e vedremo perché non so se notate che non è trasparente, ma ha un po' una consistenza, sembra un po' lattiginosa, perché all'interno in realtà c'è della polvere di tè boreale che aiuta a opacizzare. Quindi sono molto 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 curiosa di andarlo a provare perché da quello che ho sentito, insomma, delle varie recensioni, oltre appunto a tonificare la pelle, va proprio a opacizzarla grazie alla presenza di questa polvere, quindi vedremo, insomma, comunque mi ispira. Poi, ultimi due prodottini, allora c'era, vabbè, era uscita, questo è l'altro calendario, questo è l'altro, come si chiama? Vabbè, avete capito, non mi viene il termine, catalogo, ecco. La linea Monoi, come potevo io farmi perdere la linea al Monoi, che è un'edizione limitata? Non potevo, già soltanto edizione limitata per me, sapete che mi attira. Anche qui i prezzi erano su alcuni prodotti un po' altini, oppure c'erano, che ne so, cose per i capelli o il bagno doccia che li avevo già presi, quindi ho puntato sui prodotti della linea, su qualcosa che avesse più uso o che mi intrigava un po' di più. Allora, quello che mi intrigava un po' di più è questo qui, che è questo gommage per il corpo, appunto al Monoi, quindi praticamente al fiore di tiare macerato con l'olio di cocco, che è così che si fa al Monoi, da quello che ho capito. E è un body scrub in oil, quindi praticamente ha una consistenza un po' oleosa, una volta
steso sulla pelle, vedete all'interno ha tutti questi granulini e va appunto a scrubbare in modo delicato la pelle. Sapete che adoro gli scrub, questo più che uno scrub, essendo molto piccoli, mi sembra più un peeling, però insomma mi ispirava insomma come prodotto, volevo provarlo. Questi sono 150 ml, quindi è piccino, anche questo me lo immaginavo un pochettino più grande. Che poi c'è da dire un'altra cosa, io mi faccio sempre influenzare dalla grandezza dei prodotti, ma poi non è detto, perché se il prodotto ha una bella resa e insomma, appunto, rende bene, si consuma lentamente, ha un buon effetto, poco importa che siano 150 ml, l'importante, ripeto, è il risultato. Questo costava un bel po' perché costava 9,95, però ripeto, era un'edizione limitata, quindi ho deciso di prenderlo, anche perché se si arrivava ai 20 euro sulla linea Monoi c'era la pochettina in omaggio, questa qui degli occhiali, e che vogliamo lasciargliela? No, mi interessava la pochettina perché comunque quella che ho io è rotta degli occhiali da sole e quindi rischio sempre di romperli quando li porto in giro in borsa. Invece questa è carina, bella imbottita e potete utilizzarla per gli occhiali o anche per altro, insomma. Però insomma mi ispirava il fatto che ci fosse in omaggio e quindi, visto che in più i prodotti erano edizioni limitate ed erano un qualcosa di particolare che non avevo mai provato, ho deciso comunque di buttarmi e ho detto: ma sì, dai, prendiamo. E niente, quindi questo, curiosissimissimissimissimissima di provarlo. E il pezzo forte di tutto l'ordine, che sta in questa scatolina per proteggerlo perché è una confezione di vetro, si è solidificato ovviamente perché qua fa un freddo boia nonostante siamo a giugno. Siamo a giugno, sì, quasi a luglio. E questo qui, che è l'olio puro di Monoi, puro al 97%, quindi comunque un'alta alta percentuale di Monoi. Vi dico il resto: olio di cocco, estratti di fiori di gardenia, tocoferolo. Basta. Quindi questo, come vedete, è appunto era trasparente quando è arrivato perché l'ho aperto e si è appunto solidificato, perché come appunto l'olio di cocco, quando ci sono le temperature un pochettino più fredde, si solidifica, basta poi metterlo nel microonde, bagnomaria, sopra il calorifero, scaldarlo col phon, come vi pare, comunque molto facilmente poi si riscalda e diventa ancora liquido, diventa quindi una consistenza oleosa e questo è molto 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 nutriente come tutti gli oli ed è va bene sia per i capelli che per il corpo. Questi sono 100 ml, costava un po' perché costava 12,95 euro, però considerando appunto che è un prodotto quasi puro, ci può stare, diciamo. E vi vado a leggere giusto due indicazioni dal catalogo, giusto per vedere cosa, come li definisce. Allora, filiera vegetale. Il fer di tiare utilizzato nella produzione del Monoi di Tahiti, certificato e protetto dalla denominazione di origine controllata, si trova esclusivamente in Polinesia francese. Questa denominazione garantisce l'autenticità, la qualità e la produzione locale, quindi comunque anche questa è una cosa importante. Lo vedo un po' come un prodottino un po', non dico di lusso, perché non costa ovviamente come un prodotto di alta profumeria, comunque per me il fatto che ci sia tutta una serie di ingredienti, una lavorazione che venga da un determinato paese, che ci sia comunque un tipo di lavoro dietro ad un prodotto che lo rende un po' speciale, almeno dal mio punto di vista, me lo rende appunto speciale. Comunque.
Allora, il Monoi di Tahiti si ottiene macerando i fiori di Tiare nell'olio di cocco raffinato. Il Tiare, fiore sinonimo di fascino e accoglienza, è diventato il simbolo della Polinesia francese. Vabbè, la linea al Monoi era composta da diversi prodotti, dall'olio tradizionale, che è quello che ho preso io, dal profumo, dal bagnoschiuma, da un altro olio glitterato, sempre per il corpo, però glitterato io ho scelto questo, da uno spray che anche lì andava bene per corpo e capelli, un po' più secco, dal scrub in olio, e poi c'era uno spray per i capelli, quindi questo era la linea. Allora, scrub in oil, corpo, abbronzatura luminosa. Delizioso abbinamento di Monoi di Tahiti e gusci di noce di cocco per un'esfoliazione delicata e vellutata. La pelle è libera dalle cellule morte e morbida e pronta per un'abbronzatura radiosa. 150 ml, 9,95, che è quello lì. E poi, dove sta? Dove sta? Olio tradizionale nutriente, corpo e capelli, nutre la pelle e i capelli lasciando un profumo solare inebriante, la pelle intensamente idratata. Poi c'era lo spray, che invece era un olio secco idratante multiuso, anche quello corpo e capelli, che costava un po' di meno, costava 9,95 ed erano 125 ml, quindi un pochettino più grande. Anche questo con il 99 di ingredienti di origine naturale, ma più ingredienti, quindi non era come questo qui che è proprio indicato che il 97% è puro Monoi. Poi vabbè, c'è aveva il flacone in plastica, mentre questo ce l'ha in vetro, e poi c'era appunto l'altro, quello glitterato, però vabbè. E vi leggo un attimino cosa dice dell'olio di Monoi, perché così vedete che non invento stupidaggini. Allora, l'olio di Monoi Rocher tende a solidificarsi naturalmente al di sotto dei 26 gradi. Riscalda il flacone tra le mani o sotto l'acqua calda per liquefarlo, come appunto vi dicevo. E sono veramente, veramente molto, molto, molto curiosa. Cioè, mi sembra di avere in mano una boccettina preziosa di un elisir magico. Sapete che sono un po' strega in queste cose. E vabbè, e niente, questo è quanto. Quindi, questo è stato il mio primo ordine. Sono molto, molto, molto curiosa di provare questi prodottini. Sicuramente ne arriveranno altri di ordini, perché mia mamma ci ha preso gusto. E niente, quindi, prossimamente, se ci saranno altri prodotti, ve li mostrerò, e sicuramente quando li avrò utilizzati li vedrete nei prodotti finiti, recensioni e quant'altro. Quindi rimanete collegati sul mio canale. Io spero di avervi tenuto un po' di compagnia. Se avete provato qualche prodotto Yves Rocher che ho acquistato, volete dirmi come vi siete trovate, scrivetemi sotto nei commenti, che mi fa sempre molto piacere ricevere i vostri commenti. Se c'è qualche prodotto che mi consigliate assolutamente, che secondo voi devo provare e acquistare, fatemelo sapere. E niente. Prima di salutarvi, però, vorrei mostrarvi due prodottini, ma proprio due, 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 che mi ha portato mia mamma l'altro giorno, che siccome non so in quale video inserirveli, ve li inserisco in questo, anche se non c'entrano una cippa, però almeno ve li ho mostrati e posso metterli via. E allora, mi ha portato questa, che è una crema. Questo è un campione gratuito che non so dove abbia trovato. Dice che sono 5 dosi di questa crema HQ, crema da giorno protettiva e peptidi di soia. Non so perché l'abbia portata a me, però sapete che non discuto, vuoi darmi, io prendo. E poi mi ha comprato, che amore, aveva fatto un ordine Just. Se non l'avete visto, comunque anche quel video lo trovate. Adesso, se mi ricordo di metterlo sotto, lo metto sotto, se no nelle varie playlist trovate anche il video di acquisti della Just, che sono prodotti anche quelli interessanti. E mi ha preso la lozione contro gli insetti. Non so perché me l'abbia presa, me l'ha comprata lei.
zanzare comuni tropicali e tigri, siccome io sono molto allergica e se c'è una zanzara nel raggio di 1 chilometro va a beccare me, ha pensato bene di comprarmi questo. Speriamo che appunto funzioni, sia veramente efficace. E in più gli hanno lasciato il campioncino di questa crema notte e lei mi ha dato anche questa. Non so perché non se l'è tenuta lei, ma lei non è tanto di creme e di queste cose qui. Un'assurdità, a differenza mia, io trucco, skincare e quant'altro, mia mamma non si trucca, a malapena mette la crema, quindi siamo proprio l'opposto. Comunque, questa è una crema notte, la Stella Alpina e un altro fiore. E Stella Alpina, acqua del ghiacciaio svizzero. E Crocus Chrysanthus supporta la naturale rigenerazione cutanea notturna per un effetto di pelle liscia e dall'aspetto riposato. Vabbè, è un campioncino da 10 ml. Mentre di questo vediamo cosa dice: lozione insetto repellente con profumo di eucalipto, lavanda e neroli. Protegge efficacemente a lungo dalle punture di zanzare comuni, zanzare tropicali e tigre fino a 8 ore, tafani e zecche limitata fino a 4 ore. E vabbè, dai, non ci lamentiamo. E quindi ecco, anche queste sono curiosa di provarli, ve li ho mostrati e devo avervi mostrato tutto. Quindi per oggi è tutto. Io vi saluto, vi mando un bacione e al prossimo video. Ciao ciao.